Di nuovo ben interconnessi con Spreaker, Spreaker con la K sul motore di ricerca, Stapp Radio, Stefano Tini in diretta, Stapp Radio sul Cercatrova e poi in differita RDA Radio 1 Roberto De Angelis. Torna alla rubrica Minuto 91esimo Opinioni a confronto e è la nipote di 91esimo minuto della televisione, non mi smetterò mai di dirlo, quindi non c'è nessuna sopraffazione, nessuna, non c'è nulla di negativo, è la nipote. Quella era 91esimo minuto, questo è minuto 91esimo opinioni a confronto e le opinioni a confronto noi le facciamo col giornalista Antonio Iozzo. Antonio, buon anno, ben risentito. Ciao Roberto, buon anno a te, buon anno a tutti coloro che ci stanno seguendo. Allora, con Antonio, siccome facciamo sempre il discorso trasversale, il dualismo tra Roma e Juventus, visto chiaramente da ambo le parti, allora veniamo a noi. Domenica ci sarà il derby Roma-Lazio e la partitissima Napoli-Juventus. Sensazioni, commenti, che ne pensi? Allora, prima di tutto direi che era difficile immaginare una domenica calcistica più bella di questa, perché sono due grandi partite, da una parte il derby di Roma, dall'altra Napoli-Juventus, un confronto che si ripete dopo la Supercoppa, quindi due partite molto importanti, due partite difficili per Juventus e Roma, due squadre che al di là del risultato che hanno ottenuto nell'ultima partita, secondo me sono un po' in difficoltà, un po' l'ho vista un po' sotto toro, fisicamente non brillantissime, sia la Juve sia la Roma, ripeto, a prescindere dal risultato che ha visto la Roma vincere e la Juve invece pareggiare col due partite interessanti anche per un altro motivo. Io con te ho spesso sostenuto che secondo me Juventus e Roma sono onestamente superiori a tutte le altre squadre. Paradossalmente queste due partite metteranno alla prova la mia teoria, perché Juventus e Roma riusciranno a vincere queste partite che avranno un solco veramente grande con il resto del campionato. Ma qualora Lazio e Napoli riuscissero nell'impresa, a quel punto quasi rientrerebbero nel discorso scudetto, anche se secondo, almeno numericamente, anche se secondo me, e lo continuerò a sostenere, Juventus e Roma sono superiori alle altre. Beh, penso che abbiano dimostrato quei fatti che siano le migliori squadre del nostro campionato, no Antonio? Assolutamente, con i fatti, con i risultati, con i numeri, con le prestazioni. Però Lazio e Napoli sono almeno 10 in questo momento dalla vetta. Se entrambe vincessero si porterebbero a meno 7 e quindi troveremmo 4 squadre in 7 punti. Sarebbe almeno, ripeto, numericamente un campionato più aperto, anche se poi a livello di rose credo che sia un bel divario tra Juventus, Roma e tutte le altre. Anche se bisogna comunque aspettare la fine di questo mercato, che già ha visto muoversi dei nomi importanti e potrebbe riservare altre sorprese. La Roma, visto, allora in esterna possiamo parlare più liberamente sul 91esimo minuto, la Roma quante possibilità di vittoria ha sulla Lazio e la Lazio quante possibilità di vittoria sulla Roma, oppure è un derby dal classico pareggio di 0-0-1-1? Un derby molto incerto, poi come ben sai Roberto, il derby è sempre una partita strana, una partita che si punti a qualsiasi pronostico, una partita indecifrabile, spesso infatti nei derby vince la squadra che sta meno in forma. Adesso diciamo che è una partita molto bella, molto aperta e soprattutto un derby importante per la città di Roma, perché le squadre romane sono una al secondo posto e una al terzo posto, quindi un derby che anche guardando la classifica è molto equilibrato rispetto agli anni scorsi. La Lazio secondo me forse ci arriva un pizzico meglio, ha trovato in Felipe Anderson un trascinatore forse inatteso, anche se le qualità del ragazzo già erano interviste, e quindi la Lazio ha dimostrato di essere molto in forma, però la Roma ha dei giocatori di talento, giocatori che possono risolvere la partita in qualsiasi momento, anche quando la squadra magari non è brillantissima, anche se va ricordato che la Roma ha alcune assenze importanti per la Coppa d'Africa, si tratta di Gervinho e Città, secondo me quella di Gervinho
della Roma. Segno evidente di quanto questo giocatore sia fondamentale e decisivo nella fase offensiva del Giallorosso. Veniamo a Napoli-Juve. L'uomo del Napoli potrebbe essere Higuain, che potrebbe castigare la Juventus, o Higuain è un fenomeno isolato? No, si rivivrà la sfida della Supercoppa tra i due fenomeni argentini, Higuain e Perez, due giocatori straordinari. Alcuni dicono che forse è proprio un giocatore del genere che manca alla Roma, quindi Higuain e poi Perez, quel giocatore insomma da 20 gol a campionato. Sono due giocatori straordinari, il Napoli è comunque intervenuto già sul mercato, è arrivato Gabbiadini per esempio, dovrebbe andare in panchina, però potrebbero esserci sorprese. Il Napoli è pericoloso in avanti perché ha tanti giocatori di qualità, questo si è sempre detto, il Napoli davanti fa paura e ha paura di creare a Juventus e Roma. Se il Napoli ha dei problemi, evidentemente sono dal centrocampo in più. Antonio, com'è che è così stanca la Juventus? Perché la Juventus del primo tempo è stato un discorso contro l'Inter, nel secondo tempo è uscita fuori l'Inter. Hai detto benissimo tu, è una Juventus stanca, una Juventus un po' sulle gambe, anche se magari i diretti interessati hanno cercato di smentire questa, diciamo, questa stanchezza e questo calo fisico. Però potrebbe essere un calo fisico dovuto anche a una scelta mirata di richiamo di preparazione. La Juventus è impegnata ancora in Champions League, è un obiettivo importantissimo e dovrà stare al massimo della condizione per molti mesi, quindi forse ha fatto un richiamo pesante di preparazione per poter arrivare ai mesi quelli primaverili in grande condizione e giocarsi al massimo tutte le competizioni. Quanto siamo distanti dagli altri campionati europei, Antonio Iozzo? Secondo me abbastanza, lo dimostra anche il fatto che in Champions League è rimasta una sola squadra a poter competere, proprio la Juventus, ma d'altronde lo dice il ranking di UEFA, lo dicono le ultime edizioni europee delle coppe, ci sono tanti segnali, lo dice l'andamento molto buio della nazionale agli ultimi mondiali e in assoluto, anche se adesso Conte sta cercando, diciamo, di invertire la rotta. La distanza tra il campionato italiano e in generale il movimento calcistico italiano è molta rispetto agli altri campionati. Ci sono almeno tre campionati che sono superiori a quello italiano in questo momento, speriamo di ridurre il gap e speriamo che anche attraverso l'Europa League le nostre squadre riescano a farsi valere in Europa. E l'Europa League, chiedo scusa, presa come una ruota di scorta però a sto punto, perché sì, ci sarà gioia, soddisfazione, ma si poteva stare di più in Coppa dei Campioni, o no? Si poteva fare di più per come si erano messe le cose, visto che la Roma si è giocata fino all'ultimo la qualificazione, però obiettivamente se si guarda il girone in cui è capitata la Roma, si vede il Bayern Monaco, vede Manchester City, quindi si capisce che comunque sarebbe stata un'impresa superare il girone. La Juventus l'ha fatta, ma aveva un raggruppamento senza dubbio più facile, quindi non c'è da attaccare la Roma, che è anche stata un po' sfortunata. Diciamo che il fatto di snobbare l'Europa League è un po' da mentalità italiana, un po' quello che abbiamo sempre fatto anche con la vecchia Coppa UEFA, secondo me è sbagliato perché comunque è un trofeo importante, un trofeo che poi ti permette di giocare la Supercoppa europea con la squadra che vince la Champions, è un trofeo che dal prossimo anno darà la qualificazione diretta alla Champions League, quindi è un trofeo importante e che va rispettato e onorato e soprattutto è un trofeo che dà punti importanti per il ranking del UEFA, quindi se vogliamo tornare ad avere quattro squadre in Champions League dobbiamo fare bene anche in Europa League. La sorpresa Sassuolo, Antonio Iozzo, questo è l'argomento di chiusura, è una sorpresa oppure c'è qualcosa di valido in questa squadra? Perché ho avuto il commento di un illustre esperto, un bambino di 6 anni, non mi prendere per pazzo, però un bambino di 6 anni, caro Antonio, lo sai che mi ha detto? Dice, sono accorti pure in difesa, non sono niente di super, di eccezionale, però
giocano davanti all'attaccante avversario, non come tanti che gli corrono appresso. Che ne pensi di questa dichiarazione uscita dalla bocca e dalla testa di un bambino di 6 anni? Può essere veritiera, è solo una fantasia di un bambino o c'è qualcosa di vero? Allora, diciamo che al di là del modo di giocare e di tutto, alla fine la differenza la fanno i giocatori. Dico questo perché quando si parla di sorpresa, forse intende sorpresa leggendo la parola Sassuolo, quindi tu dici, leggi Sassuolo, non ti aspetti una squadra così avanti in classifica, però se poi vai a leggere i nomi ti accorgi che comunque la società ha fatto una rivoluzione, ha cambiato tantissimo, ha comprato giocatori di talento e poi la dimostrazione è che comunque c'è Zaza che va in nazionale, gioca titolare, c'è Berardi che potrebbe essere diciamo il numero 10 del futuro, c'è Sansone, c'è una squadra che comunque gioca bene e soprattutto se la gioca a viso aperto, perché già il fatto, io ho citato 3 giocatori, ne potrei fare altri tra cui Taider e potrei dirne molti altri, ma ho citato quei 3 giocatori per dire che il Sassuolo, pur non essendo una squadra di primissima fascia, è una squadra che comunque scende in campo in ogni gara con 3 attaccanti, quindi è un segnale che già dà agli avversari, io me la gioco. Io comunque non faccio barricate, io ho 3 attaccanti. E poi i risultati si vedono, perché il Sassuolo, oltre a vincere le partite che doveva vincere, ha bloccato squadre come Juventus e Roma. E quindi alla fine la mentalità secondo me ha fatto la differenza, perché bloccare sia la Juventus che la Roma non è cosa da poco, insomma. Assolutamente, assolutamente no. Antonio, come ho fatto con gli altri ospiti, lo faccio pure con te. Un brevissimo pensiero molto sintetico sui fatti di Francia, vuoi dire qualcosa, vuoi aggiungere qualcosa o le parole sono del tutto superflue e inutili secondo te? Guarda, io di parole francamente ne ho sentite tante e quindi francamente aggiungerne ulteriori mi sembrerebbe fuori luogo, sono fatti comunque gravi, fatti che devono far riflettere. Però la situazione è molto molto delicata, quindi affrontarla con un pensiero così si rischia di scadere nei luoghi comuni e nel ripetere le solite frasi fatte, che è un qualcosa che non mi piace. Se ci sarà modo, tempo e spazio per approfondire questo argomento, io ci sono, sarei ben disposto a farlo. Uscirmene adesso con un pensiero, con la solita frase fatta, francamente, perdonami Roberto, ma non è nel mio stile. Non è nel tuo stile e noi siamo concordi in questo. Però una domanda nasce spontanea. Troppe parole buttate al vento, troppi commenti e pochi fatti, secondo te? Nel senso di controlli migliori, controlli accurati, controlli più minuziosi. Forse avrebbero potuto impedire questo. Poi l'imponderabile sta dietro l'angolo della strada, per carità. Ma quello senza dubbio Roberto, ma giusto per fare diciamo, un parallelo e un collegamento con il calcio, basta pensare che magari allo stadio si devono far togliere il tappo della bottiglietta magari a un padre di famiglia con il bambino in braccio e poi vediamo dentro gli stadi motorini, petardi e qualsiasi cosa, quindi questo ti fa capire quanto si parli sempre, si parli tanto. Tutti bravi a parole e poi con i fatti invece le cose cambiano e i problemi spesso derivano da questo nel calcio e poi in aspetti molto molto più importanti del calcio come i fatti che sono successi in Francia. Concordo in pieno con le tue osservazioni Antonio, io ti mando un grandissimo abbraccio, ricordo che l'intervento di Antonio Iozzo si può ascoltare anche sulla sua pagina Facebook, quella di Antonio Iozzo, oltre che quella di Roberto De Angelis e di Stappa Radio. Ci risentiamo fra 7 giorni per avere un consuntivo su questo binario parallelo Roma-Juventus per vedere chi tra le due starà in testa alla classifica, se meritatamente, non meritatamente e via discorrendo. Grazie Antonio Iozzo e un saluto va a tutta la tua
cara famiglia, e naturalmente ti manda i saluti in questo istante un certo signore, non so se lo conosci, che si chiama Simone Ippoliti. Conosci? Lo conosco bene. Simone Ippoliti. Quindi grandi saluti con sempre tantissimo affetto. Simone Ippoliti, che in questo momento forse rientra in onda, ma nel pomeriggio ha dovuto sbrigare diverse situazioni umane, per cui si è dovuto dare da fare, rimboccare, e chiaramente abbiamo visto un Simone Ippoliti diverso dal solito, non il solito giornalista, ma anche uomo di famiglia, uomo di strada, che si muove nei meandri delle burocrazie italiane. Però Simone Ippoliti dice: tranquilli ragazzi, quello che avete detto sul derby, sì, posso essere parzialmente d'accordo, ma vinceremo noi. Simone Ippoliti, chiaramente, per vinceremo noi è Lazio. Noi non è che siamo così sicuri che poi possa vincere la Lazio o la Roma, dobbiamo aspettare giustamente che la partita sia giocata e sviluppata, così come non siamo sicuri di Napoli-Juventus, perché tutti a dire che vince la Juventus, ragazzi, però prima giochiamolo alla partita, poi al 95esimo tiriamo le somme, giusto Antonio? Assolutamente, anche perché il campo di Napoli, il San Paolo, è forse uno degli stadi più complicati di tutta la Serie A, quindi molta attenzione dovrà fare la Juventus, che da molti anni che non riesce a segnare il campo della squadra di Serie. Ci scrive Vittorio, tifoso del Napoli: sai perché vincerà il Napoli, caro Antonio? E questa è proprio per te, perché ci sarà lo spirito di Pino Daniele che aiuterà il Napoli. Qui siamo sul soprannaturale, non possiamo, cioè, noi commentiamo il calcio giocato, il calcio soprannaturale mi pare che ancora non ci appartiene, no Antonio? Esatto, se poi interverrà anche Pino Daniele alziamo le mani, perché su quello non possiamo né fare nulla né dire nulla, perché non ci compete, diciamo. È vero, un sorriso non guasta mai, carissimo Antonio, buon fine settimana e grazie. Grazie a te Roberto, buon fine settimana a tutti. Ciao Antonio, grazie, ciao. Allora, ringraziamento con Antonio Iozzo. Ogni tanto ci vuole anche una battuta, dai. Consentite una battuta comica in questa triste giornata che ci ha visto protagonisti sugli avvenimenti di Francia, avvenimenti molto molto negativi. Allora, il ministro dell'interno francese ringrazia le forze speciali perché sono riusciti a venire a capo di tutte e due le situazioni, sia quello al ristorante ebraico dove è stato ucciso un sequestratore, forse c'era un secondo che è riuscito a fuggire, si è stato liberato uno o due ostaggi, ma probabilmente quattro clienti di quel negozio sono rimasti uccisi. Da quest'altra parte invece uccisi i fratelli Kouachi nel blitz a Dammartin, è stato liberato l'ostaggio e adesso si tireranno le somme degli avvenimenti. Per quanto ci riguarda per il momento è tutto, noi dovremo sentirci col prossimo collegamento se la connessione ci assiste, non lo so, per cui vediamo il da farsi, altrimenti il giro di Questa è la Roma di minuto 91esimo termina qui per oggi e noi vi aspettiamo fra 7 giorni. Un ringraziamento particolare a tutta la squadra tecnica, voi non la vedete ma dietro le quinte è stata una situazione veramente rocambolesca, per cui Maria Vittoria, Teresa, Massimo, Riccardo, grazie davvero di tutto il vostro aiuto, perché io da solo non ce l'avrei fatta. E che dirvi appuntamento alla prossima settimana, e poi se ce la facciamo con qualche extra sentirete nuove registrazioni. Grazie a tutti da Roberto De Angelis.